Barbara D'Urso a Domenica Live. Facciamo il 22% di share, anche senza Romina Power. Romina Power contro Barbara D'Urso. Durante l'intervista a Loredana Lecciso a Domenica Live, la conduttrice napoletana ha svelato che l'ex moglie di Albano Carrisi ha più volte rifiutato il suo invito a prendere parte alle sue trasmissioni pomeridiane. Una risposta che alla D'Urso non è andata molto giù. Lei a me sta molto simpatica, non capisco perché la cosa non sia R-E-C-I-P-R-O-C-A, ma che non fa di certo perdere d'animo Barbarella. Pazienza, vuol dire che faremo il famoso 22% di share senza Romina Power, ha detto la dottoressa Gio. Una vera e propria frecciatina alla Poveri, che ha rifiutato l'invito di Barbara, ma non quello di altri programmi TV. Di recente è stata ospite ad Amici, all'intervista di Maurizio Costanzo, e in diversi programmi Rai. Non è la prima volta che Barbara D'Urso parla di Romina Poveri. Non è la prima volta che Barbara D'Urso parla di una presunta antipatia di Romina Power nei suoi confronti. Qualche mese fa a Pomeriggio 5 aveva rivelato: io amo tantissimo Romina, anche se so che per lei non è così. Ma non fa nulla, certi amori possono essere unilaterali. Non è chiaro il perché la Power continui a declinare, ma è molto probabile che c'entri l'amicizia tra Barbara e Loredana Lecciso. Le due sono amiche da tempo, e la pugliese è spesso ospite del salotto della D'Urso. Romina Power contro i conduttori TV. C'entra anche la D'Urso? Punto di domanda, punto senza contare che ad Amici, Romina Power si è presa protagonista di un siparietto, che ha fatto parecchio chiacchierare. La figlia di Trion Power ha parlato di conduttori venduti per dire D-E-N-H-R-O. Ce l'aveva anche con Barbara D'Urso.